tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo scialle. Sembra un cactus, ma in realtà è molto più grande, è uno scialle che ho deciso di chiamare scialle mediterraneo. Per poterlo realizzare ho utilizzato il filato della BBP linea Big Ball sfumato. Io ho scelto il colore 5008, che ha questi colori proprio che mi ricordano il Mediterraneo. Abbiamo il marrone, il blu, veramente molto bello. Però voglio farvi vedere anche altri colori presenti sempre sul mio sito. Eccolo qua, guardate che meraviglia, abbiamo questo verde dalle varie sfumature del verde e questo che invece ha varie sfumature del grigio, grigio chiaro, grigio scuro, ma anche del panna. Oltre a questi, naturalmente sul sito ce ne sono anche altre disposizioni, e vi dico già che per realizzare questo scialle io ho utilizzato l'intero gomitolone, che è da 250 grammi e misura, ve lo dico bene, 750 catenelle, e ho lavorato con l'uncinetto del 4,5. Per quanto riguarda la grandezza, vi dico già che dalla punta fino a sopra è lungo circa 77 cm, mentre da punta a punta, in senso di larghezza, è circa 130 cm. La lavorazione è veramente semplicissima, sono tre giri che vengono ripetuti e si crea questo motivo geometrico che io adoro tantissimo. Adesso ve la faccio vedere anche quanto è in realtà grande questa scialle, perché qui sembra un cactus, ma posso assicurarvi che è enorme. Guardate qui, solo che a me piace indossarle sempre come se fossero dei cactus, quindi arrotolarli un po' sopra e girarli intorno al collo. In questa maniera mi viene ancora più caldo attorno al collo, quindi mi funge oltre che da cactus anche da scaldacollo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, come sempre, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro scialle o cactus, dipende un po', ma io vorrei utilizzare tutto il gomitolone, quindi secondo me verrà un bello scialle. Io utilizzerò il filato della BBB linea Big Ball, troppe B. Il colore che ho scelto io è questo, che è il numero 5008, che ha queste splendide sfumature del blu, del marrone, del grigio, veramente molto particolare. Però qui abbiamo anche altri due colori e sul sito ne trovate altri due. Lavorerò con un uncinetto del 4,5, qui lavorerò con un altro filo in modo tale che possiate vedere bene il punto, perché qua è un po' scuro, io ho paura che non si veda bene, quindi vi farò vedere come andare a realizzare lo scialle con un altro filato, però sempre utilizzando l'uncinetto del 4,5. Quindi allontano un po' e iniziamo a lavorare. Innanzitutto andiamo a fare un anello magico. In questo momento io vi chiamerò questi primi giri giri base, poi inizieremo a fare i veri giri, e i giri in totale sono tre, che vanno sempre ripetuti. Quindi andiamo a fare il nostro giro base e andiamo a fare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e due. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e due. Quindi ho fatto un totale di 3 gruppi di 2 maglie alte separati da una catenella. Tiro per chiudere il mio anello magico. Alla fine, poi, quando andrete a terminare il cactus o lo scialle, andremo a tagliare tutti i fili, però se ne faranno soltanto due all'inizio e alla fine. A questo punto mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro base, quindi con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado a realizzare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, due. Ho creato così un ventaglio. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e di nuovo da fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, due. Bene. Andiamo a fare l'altro successivo giro di base, il nostro terzo giro base. E di nuovo con delle maglie bassissime mi porto dove ho il ventaglio. E andiamo a fare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta.
catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, vado dove ho la catenella di separazione fra i due ventagli e vado a fare 3 maglie alte, una, 2, 3. Catenella di separazione, vado dove ho il ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, 2 maglie alte, una, 2, catenella, rientro 2 maglie alte, una, 2. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro base, quindi maglie bassissime, andiamo a fare di nuovo il ventaglio sopra all'interno del ventaglio, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo maglia alta, catenella, rientriamo altre 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione e andiamo a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una, 2, maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una, 2, catenella di separazione, andiamo a fare il ventaglio all'interno del ventaglio, quindi 2 maglie alte, una, 2, catenella, 2 maglie alte, una, 2. Quinto e ultimo giro base. E andiamo a fare sempre delle maglie bassissime fino a ritrovarci dove abbiamo il ventaglio. E andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi 3 catenelle, rientriamo maglia alta, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, catenella di separazione e a questo punto andiamo a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una, 2, una maglia alta sulle successive 3 maglie alte, quindi una, 2, 3, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una, 2, catenella di separazione e andiamo a fare il ventaglio all'interno del ventaglio, 2 maglie alte, una, 2, catenella, di nuovo 2 maglie alte, una, 2. Bene, abbiamo terminato i nostri giri base, adesso andremo a fare i 3 giri che vanno sempre ripetuti, quindi ci giriamo con la lavorazione e iniziamo a fare il primo giro e andiamo a fare una maglia bassissima in ogni maglia alta e andiamo a fare il nostro ventaglio fino ad arrivare quindi a fare le maglie bassissime all'interno dell'archetto e quindi andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte e abbiamo fatto il nostro ventaglio. Catenella di separazione, vado all'interno dell'archetto di una catenella tra il ventaglio e le maglie alte e vado a fare le mie 3 maglie alte, una, 2, 3. 3 catenelle di separazione, una, 2, 3. Vado nella quarta maglia alta del gruppo di 7, quindi abbiamo 7 maglie, entriamo nella quarta in modo tale da averne 3 e 3 e andiamo a fare una maglia bassa, 3 catenelle, entriamo nell'archetto e andiamo a fare 3 maglie alte, una, 2, 3, catenella di separazione, entriamo nel ventaglio e di nuovo 2 maglie alte, una, 2, catenella, rientro 2 maglie alte, una, 2. Abbiamo terminato il primo giro, ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il secondo giro. Andiamo sempre a fare delle maglie bassissime fino all'archetto e andiamo a fare il nostro ventaglio. 3 maglie alte, 3 catenelle, rientro maglia alta, catenella di separazione, rientro 2 maglie alte. Una, 2, catenella di separazione, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una, 2, scusate il filo, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una, 2,
2 catenelle di separazione, una, due, una maglia bassa sopra la maglia bassa, 2 catenelle di separazione e di nuovo 2 maglie alte sopra le prime due maglie, sopra la prima maglia alta, una, due, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una, due. Catenella di separazione e andiamo a fare il ventaglio sopra il ventaglio. 2 maglie alte, scusate, mi si è un attimo tirato il filo, eccomi. Una, due. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. E andiamo a fare il nostro terzo e ultimo giro. Ci giriamo con la lavorazione e di nuovo andiamo a fare delle maglie bassissime fino ad trovarci all'interno dell'archetto. E di nuovo andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientriamo maglia alta, catenella, rientriamo 2 maglie alte, una e due. Un attimo che mi devo tirare un po' di filo, ok. Catenella di separazione e andiamo a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una, due, una maglia alta sulle successive 3 maglie alte, una, due, tre, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una, due, catenella di separazione. E andiamo direttamente sul gruppo di maglie alte e andiamo a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una, due, una maglia alta sopra ogni maglia alta per le prime, per le prossime 3 maglie alte, una, due, tre. E terminiamo andando a fare 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e due. Catenella di separazione, andiamo nel ventaglio, andiamo a fare il nostro ventaglio. 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, rientro 2 maglie alte, una e due. Come potete vedere, ecco, guardate, stiamo andando ad aumentare i nostri rettangoli, se così li vogliamo chiamare. Quindi abbiamo uno, qui ne abbiamo due. Ora noi dobbiamo ripartire dal primo giro. Ve lo faccio rivedere, ma i giri, ripeto, sono tre, però vi faccio rivedere come fare il primo giro per vedere che da due adesso passeremo a tre gruppi di 3 maglie alte. Quindi mi giro con la lavorazione e vado a fare delle maglie bassissime. E di nuovo vado sempre a lavorare il mio ventaglio, quindi andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, un'altra maglia alta, catenella, di nuovo 2 maglie alte. Catenella di separazione, andiamo dove abbiamo l'archetto di una catenella, andiamo a fare 3 maglie alte, una, due, tre. 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo dove abbiamo la quarta delle nostre 7 maglie alte, facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, andiamo nell'archetto e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo nella quarta del gruppo di 7 maglie alte e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle e di nuovo andiamo nell'archetto di una catenella e facciamo le nostre ultime 3 maglie alte. Una, due, 3. Catenella di separazione e andiamo a fare il nostro ventaglio. 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte. Quindi, come vedrete, l'aumento si otterrà sempre in tutti i giri, ma quello principale è il primo giro che ci permetterà di andare ad aumentare il numero dei nostri motivi, dei nostri triangolini. Vi faccio vedere un attimo quindi come sta avvenendo il mio Bactus, che non è ancora completato, però ve lo faccio vedere con il colore che sto usando io, eccolo qui, vedete?
molto molto bello, molto particolare. Come vedete, qui ne ho uno, qui ne ho due, qui ne ho tre, qui ne ho quattro, quindi ogni volta ne aumenta di uno e quindi si va ad allargare la nostra lavorazione. Io naturalmente alla fine non vi dirò quanti triangoli ho, ma quanto sono andata a lavorare dalla punta fino alla fine del mio Bactus scialle, anche se vi posso dire che secondo me esce uno scialle perché comunque un gomitolone è bello grande. Comunque ripetiamo, i giri da fare sono tre e vanno sempre ripetuti questi tre giri. Allora, io ho terminato il mio scialle, mi è venuto dalla punta al bordo lungo 77 centimetri, mentre la parte più larga è lunga circa 130 centimetri e ho utilizzato l'intero gomitolo lavorando con l'uncinetto del 4,5. Naturalmente, se la volete lo scialle ancora più grande, dovrete iniziare un altro gomitolo, ma per me va più che bene, essendo comunque bello bello grande. Quindi anche questo scialle è terminato.